Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul canale Team Ombra. Siamo qui per parlare come al solito del live stream di Overdress, dove è stato davvero illuminante, davvero particolare, perché hanno rivelato due nuove Rideline, ovvero quella nuova e secondaria, tra virgolette secondaria, in realtà parliamo di quella solo da set di Dragon Empire e quella da set di Brandgate. E mentre quella Dragon Empire è, come dire, è molto carina, ma è molto Dragon Empire, diciamola così. Cioè, è molto. Diciamo che ci potevamo un po' aspettare una strategia simile nel Dragon Empire. Anche se davvero è particolare, sembra molto divertente da giocare, non vedo l'ora di provarla. Quella di Brandgate, anche se va a continuare la, diciamo, la giocabilità e gameplay basato su questi nuovi set order già visti sull'altro set di Brandgate, introduce davvero una meccanica molto particolare e inaspettata, diciamo, di Brandgate, che non sembra male, vedremo col tempo. Ma andiamo subito a vedere questi nuovi set partendo dal più semplice dei due, ovvero Dragon Empire. Dragon Empire, questa volta un po' molto più narukamiggiante, diciamola così. Double Gun Dust Storm Bart è lo starter di questa nuova wave, di questa nuova meccanica. E niente, è normalissimo starter che quando viene raidato, se siamo i secondi a partire, peschiamo una carta. Sembra molto diciamo, le carte che abbiamo già visto in Narukami, questi fucilieri. E infatti tutta la strategia, tutta la lightline segue questa visione di questi fucilieri che abbiamo già visto in Narukami. Gunning of Duststorm Nisel è il G1 della catena e dice che quando questa carta viene raidata da Cataclysm Ballet of Duststorm Rador, Soul Charge 1. Facciamo un Soul Charge. Quindi vediamo già un'idea di necessità di Soul per questo archetipo e infatti lo vedremo molto presto. E poi ha un secondo effetto in retroguardia che quando una retro del nostro avversario viene fatta ritirare durante la main phase, al costo di un counterblast e ritirando questa unità ne possiamo spaccargliene un'altra. Allora, vista così, sembra un effetto carino, ma non così, come dire, fondamentale, così forte come può sembrare, andrà invece molto molto bene in combo con il nostro grado 3 della catena che andremo a vedere dopo. Quindi questo G1 se giochiamo al mazzo, quindi con Eugene, che è il nostro G3, sicuramente lo vedremo giocato in 4x, perché come ho detto crea una bellissima combo con il nostro G3 che vedremo alla fine di questo video qua. Perché di per sé vederla così è un one per one, quindi io ritiro una per ritirare una a te, però col counterblast in più. Quindi non è proprio bellissimo. Di solito l'abbiamo visto già questi effetti, però con io ritiro una e faccio ritirare a te. Il ritirare e pagare un counterblast per ritirare a te, però come ho detto, aspettate di vedere il grado 1. Invece, Cataclysmic Ballet of Duststorm Rador, quando questa unità viene raidata da Heavy Artillery of Duststorm Eugene, peschiamo una carta e scegliamo una carta dalla nostra drop zone e la carichiamo in anima. Anche qui, ancora Soul Charge. Quindi vediamo che sarà molto preponderante con l'anima. E direte, beh, ma Soul alla raid del G2 è difficile avere, scusatemi, carte in drop alla raid del G2 è difficile averle. Sni, perché in realtà vi ricordo che stiamo parlando di Overdress, dove ogni turno andiamo a scartare una carta per fare dal raid deck, quindi sicuro una carta in drop l'avremo sempre. E il secondo effetto, quello in retroguardia, quando questa unità attacca, se il nostro avversario ha due o meno retroguardie, al costo di un contrattacco noi possiamo fare Soul Charge e lei prende più 5.000. Quindi ancora anima, build ancora anima, quindi sarà veramente fondamentale l'anima, ma lo vedremo a breve. E più 5.000, quindi un attaccante molto più forte. Anche questo qua. E questo è un effetto sia in Vanguard che in retro. Quindi non male anche per l'attacco quando andiamo a raidarlo, cioè quando abbiamo lui in Vanguard. Sarà da vedere. Però builda anima. Ma perché builda anima? Builda l'anima solo per una carta di per sé. Ovvero per Heavy Artillery of Duststorm Eugene. Quindi il G3 fondamentale del mazzo. Andiamo a vedere quali sono le sue abilità.
La prima abilità una volta per turno in Vanguard, noi possiamo mettere a riposo due retro per snipare via una retro al nostro avversario. E questa unità prende più 10. Quindi è comoda perché non ha costi di per sé, ha solo da tapparci due retro. Quindi buonissima. E prende più 10. Il che vuol dire che noi possiamo di per sé mettere a riposo il suo supporto e di per sé non perde forza perché in realtà ne guadagna. Perché se noi fusiamo la sua abilità prende più 10 e quindi di per sé non è una grande perdita a tappare il supporto. Però cosa fa? Va a ritirare un altro nostro avversario. E qua, come vi dicevo, è la combo con il grado 1. Perché noi possiamo tappare il grado 1 che abbiamo visto prima, ritirare un altro nostro avversario, Counterblast 1, ritirare il G1 che è già tappato di per sé, quindi è già inutile per questo turno, e spaccargliene un'altra. Ok, qua direte, però crea comunque un meno, perché noi comunque perdiamo un'unità che sarebbe potuta usare il turno dopo. Sni, perché qua va a combare ancora di più col secondo effetto di Eugene, ovvero che una volta per turno, durante la main phase, noi possiamo fare cosa? Se una retta del nostro avversario è stata ritirata in questo turno, noi possiamo pagare un Soul Blast T5, guardare lo stesso numero di carte alla cima del nostro mazzo, pari al numero di cerchi di retroguardia vuoti che ha il nostro avversario, scegliere un qualunque numero di retro tra queste, giocarle in cerchi di retroguardia e mettere il resto, ovviamente normal unit, quindi non funziona con eventuali order, eccetera, e tutto il resto lo cacciamo in anima. Il che vuol dire cosa? Che noi possiamo ancora usare la combo del G1, perché noi perdiamo il G1, però poi lo andremo a ripiegare con una carta che andiamo a chiamare per l'effetto di Eugene. Soprattutto continua a ribildarsi, tra virgolette, l'anima da solo, perché quello che noi non vogliamo chiamare, perché o non ci serve perché abbiamo le retro piene, o sono inneschi, cazzate varie, che noi di per sé in retro non è che ci interessano così tanto, li carichiamo in anima e sono pronti per il turno dopo. E di per sé questo effetto, se noi andiamo a seguire la ride line, è già attivabile dal primo turno di G3, perché in anima, al primo volta che noi rendiamo delle tre, abbiamo il G0, il G1, l'anima che ci crea il G1 col Soul Charge, il G2 e il G2 già di base, senza dover usare il suo effetto quando attacca, fa un altro Soul Charge alla drop. Quindi abbiamo già le 5 carte, ma di per sé già possiamo avere anche un'altra carta pronta, creata da un G2 che ha attaccato usando l'effetto di Counterblast 1, ed eventualmente di altri effetti, come non giochiamo cose. Quindi riesce a ribildarsi l'anima da solo ogni turno, e quindi diventa un mazzo control che però riesce a sfruttare il mazzo, per chiamare le retro, molto alla Gold Paladin, diciamo, per schierare campo, quindi non usare carte alla mano, e poter continuare ad attaccare. Quindi è un mazzo sia estremamente difensivo dal punto di vista ho tante carte in mano perché mi creo il campo, che tendenzialmente andrò a crearlo solo così, non andrò a mettere retro, non andrò a lasciare molto probabilmente, quindi mi creerò il campo con l'effetto di Eugene, quindi mi tengo le carte in mano e in più ti vado a snipare via le tue retro. Quindi sinceramente un mazzo sembra banalotto sulla carta da vedere, ma per me sarà uno dei più forti che per me ho visto per ora, vedendo i vari set insieme a Zorga e altre carte, cioè sarà da vedere. Però sinceramente a me questo mazzo, cioè, ispira, è veloce, è rapido, si fa banon, cioè non usa la mano, continua a snipare via retro, sarà veramente noioso da affrontare per me questo mazzo qui. Quindi sinceramente lo terrei da parecchio d'occhio, perché potrebbe essere davvero molto divertente, non vedo l'ora di provarlo sinceramente questo mazzo qui. Seconda cosa, allora passiamo a Brandgate. Brandgate ha continuato anche nell'archetipo secondario, diciamo, ma che secondario per modo di dire, cioè l'archetipo che troveremo all'interno dell'espansione, con la questione dei set order. E questa volta sono set order particolari, ovvero i set order world. All'ordo! Scusate il cringe, ma ci stava tutto. Cosa sono questi set order world? Sono set order, quindi esattamente come le prison dell'archetipo dell'Aurora Valkyrie, solo che sono un po' diversi. Cioè, si saltano sempre e restano in campo e fanno qualcosa di diverso. Andiamo a vedere prima di tutto proprio i set order, così da capire cosa sono. Hollow Moonlight
Knight. Noi quando andiamo a giocare questa carta, come ho detto, la andiamo a mettere nella zona dell'order, non andiamo a tenerla in mano, che la giochiamo pagando un Soul Blast. Quindi a differenza della Prison che andiamo a tapparci un'unità, questa la giochiamo pagando un Soul Blast. Quando entra in gioco ci permette di sprecare una carta, quindi di per sé è una sorta di effetto di cycling, non è un più uno perché noi andiamo comunque effettivamente a perdere l'order dalla mano per pescare un'altra carta, cioè si va a auto rifillare in mano, quindi non è male di per sé, molto bene, è un order di grado 2 però non possiamo giocare al primo turno. E qual è l'effetto in order zone? È un effetto molto particolare che avrà in comune anche con l'altro order. E cosa dice? Quando questa carta è nella nostra order zone e nella zona order abbiamo solo carte ward, quindi se c'è una prison già questo effetto non parte, si attivano tutti gli effetti sottostanti in base a quante ward order abbiamo nella order zone. Se ne abbiamo una, il tuo mondo, your ward, diventa Dark Knight. Se ne abbiamo due o più, il tuo mondo diventa Abyssal Dark Knight. Vista così, cacchio significa? Lo scopriremo a breve andando un po' avanti. Comunque tante carte andranno a giocare su questa cosa del Dark Knight e Abyssal Dark Knight. L'altro order che abbiamo è In the Darkness Nobody Know. Allora di per sé è un grado 3, non è un grado 2 sto giro. Si setta anche questo con un Soul Blast. Ha sempre l'effetto continuo in order zone della Dark Knight e della Abyssal Dark Knight. L'unica cosa che differenzia dall'altro è l'effetto in chiamata, quando lo mettiamo in gioco, ovvero che se l'altro ci fa pescare, questo qua ritira una retro nella front row al nostro avversario. Quindi di per sé uno è un più uno a noi e uno è un meno uno al nostro avversario, quindi in card economy non cambia assolutamente nulla, perché è sempre una carta per o una carta a me o una carta a te, quindi comunque in card economy non cambia nulla. Penso, tenderei a preferire, cioè per me... parte che si giocheranno 4 e 4, quindi non è che abbiamo molto a discutere, perché proprio la bellezza anche di questo ride deck è che siamo sicuri noi di arrivare al G3. Quindi anche se noi andiamo a giocare tanti order dentro, comunque ci arriviamo, e soprattutto questo archetipo se ne fregherà abbastanza di giocare tanti order, e vedremo il perché. Quindi sarà da decidere, penso di più l'uno, perché avrà bisogno di, vedete, questa cosa della Dark Knight, quindi della Dark e della Abyssal Knight, quindi ha bisogno di pescare tanti order, quindi... è un po' meglio pescare noi e cercare di dare consistenza al mazzo che ritirare il nostro avversario, ma comunque è una buona scelta, cioè sarà da scegliere nel mentre. Dopodiché, lo starter, anche qui, Cardinal Fang, Povi, non so come si pronuncerà, semplice starter, molto puccioso, ma semplice starter, classico, come tutti gli altri starter che abbiamo visto finora, quindi non stiamo neanche qua tanto a discuterne. Grado 1, Cardinal Noid Roitus. Quando questa carta viene giocata in Vanguard, andiamo a cercare nel nostro mazzo una carta con ward, la riveliamo e ce la mettiamo in mano. Praticamente il corrispettivo identico dell'effetto in ward della Aurora Battle Sister Blue. Solo che lei cercava le prison, questo cerca i ward. Quindi già un ward siamo sicuri di averlo in mano, di averlo in gioco. Quindi in Abyssal Knight, scusatemi, in Dark Knight noi ci siamo obbligatoriamente, perché... andiamo a cercarci un ward, lo giochiamo, quindi non abbiamo problemi se di essere in Dark Knight. Ci arriviamo. Infatti il suo secondo effetto in retro è che durante il turno in cui questa unità attacca o busta, se il nostro mondo è Dark Knight o Abyssal Dark Knight, quindi qualunque dei due casi, prende più 2000, quindi è un supporto o un attaccante a 2000. Questo mazzo, vedremo, è un mazzo abbastanza agro, quindi prendere potenza gli va bene, però allora di sicuro si giocherà in 1 per la catena, perché serve tantissimo. In retro bisogna vedere, è buona perché, come ho detto, è un mazzo agro, lo vedremo a breve, quindi avere un 10.000 attaccante che supporta fortissimo un mazzo agro, però diciamo che sarà una delle prime carte a venire buttata via nelle tre copie successive, se dovesse uscire qualcosa di buono nel set, perché vedremo, davvero non ha bisogno di avere così tante retro sto mazzo qua, grazie al G3 che avremo, vedremo dopo. Cardinal Noid Cubisia, e questa è proprio la carta esempio di questa cosa che dico io. Quando un ward in Vanguard, quando un ward viene giocato, scegliamo la nostra retro e gli diamo più 5, quindi se noi giochiamo anche più, cioè è un classico più 5 quello che vogliamo noi quando giochiamo, noi possiamo giocare solo uno a turno, quindi più 5 ne da una volta sola, però è male, è una buona cosa per colpire i primi turni. E durante il nostro turno,
se il nostro word è Abyssal Darknight, quindi i due word settati, questa unità prende più 5. Quindi è un più 5 in entrambi i casi, è un 15 praticamente stabile. Ok, l'agro, ok, tutto, però anche questa, come il giuro, rischia di essere la prima carta snipata nel caso esca qualcosa di decente, perché non è una cosa così, diciamo. Allora, anche se per farvi capire l'effetto anche da Vanguard, se per farvi capire la Aurora Battle System non avesse richiesto la prison, avrei quasi preferito l'Aurora Battle Princess. Perché, ok, 5.000 è tutto, ma va a sopperire un problema del mazzo, che ne andiamo a parlare dopo. Quindi ci può stare che dia solo 5.000, però non è questo grande effetto che dice, cavolo, devo tenermelo nella line, perché sennò va male. Vedremo. Ma la vera star del mazzo è Cardinal Deus Orfist. E qui andiamo subito a vedere una novità assoluta da vedere in un mazzo Link, diciamo, tra virgolette, un mazzo con l'Artstar Vader. Qua proprio vedere che se ne sbattono altamente di quello che era prima e quello che è adesso. Orfist. Durante il nostro turno in Vanguard Retro, se il nostro mondo è Dark Knight o Orbissal Dark Knight, quindi abbiamo un order settato, quindi sempre, e un bitone da 18. E già per questo va benissimo. Un bitone da 18 va sempre bene, è sempre forte. Soprattutto in questi set che 18 è tantino. Ma l'effetto bello, nuovo, particolare, tra virgolette, ma neanche tanto di questo mazzo è il suo secondo. Se il nostro mondo è l'Abyssal Drainite, quindi due order giocati, Counterblast 2 e chiamiamo 3 token Shadow Army in retroguardia. Cosa sono gli Shadow Army token? Sono dei token che adesso state vedendo, di grado 1, con boost, un critico e 15.000 di forza. Il che vuol dire che noi a Counterblast 2 ci facciamo un più 3 in campo, un boost di più 45.000 al field, praticamente. Quindi vedete qua il fatto del non mi serve, cioè posso giocare anche tanti order perché tanto le unità me le fa lui. Quello che attacca lo fa lui. Possono essere 3 supporti da 15, oppure una colonna da 30, mostruosa anche quella. Può essere di tutto, oppure due front row, può essere di tutto, davvero. Così. Praticamente abbiamo un Neonettare trapiantato in Brandgate. Anziché però creare dei token da 5 del cavolo che tu tendenzialmente vuoi snipare via per fare gli effetti, qua li crei per picchiare come un fabbro. In modo classico e canonico. Boom, picchio. Che problema ha questo mazzo però? Perché anche se sono un amante delle arti e tutto, mi ispira un botto questo mazzo qua, ha un enorme grande problema. È un gigantesco mazzo delayed. È come Link di per sé proprio. Ovvero in early non fa nulla. Tranne che attaccare e boh, col G2 dare più 5.000. Ma non ha un grande. Turni prima di andare a giocare Orfist non fa tantissime robe. Si potenzia un attimino, pesca una carta di per sé, ma non fa nient'altro. Quindi rischierebbe il rush, diciamo, rischierebbe i mazzi che ti picchiano subito in modo da metterti già in crisi quando sei nei turni finali e cominci a fare la roba. Soprattutto, ok, sarà difficilissimo, ma pecca di consistenza, perché se noi non troviamo due order, ok, ripeto, sarà difficilissimo, stiamo parlando di 8 carte, della quale una andiamo anche a tutorarcela. C'è la possibilità però che in una partita non troviamo un secondo set order, non troviamo un secondo word. E Orfist è un giallone da 15, da 18. Picchia, ok, come un fabbro, ma non crea i token. Non dà potenza alla board, cioè, tra virgolette, non dà la potenza alla board. Il che vuol dire che se non stiamo giocando tanti order, perché per sopperire la cosa giochiamo 8 di quelli, giochiamo poi degli order di potenza come abbiamo quello che ho già spoilerato, rischiamo di farci male. Farci parecchio male, perché se noi non riusciamo a settare il secondo order, quindi vuol dire che non ricreiamo l'army token. E niente, stiamo lì a sperare di pescarlo rapidamente e tutto. Spero che quindi arrivino altri supporti che ci facciano cercare l'order, ci facciano fare roba, perché sennò per adesso, da visto così, è molto bello, ma è il meno consistente, penso, di tutti gli otto. Perché comunque gli altri. Ok, Keter, se non vedi la seconda, il secondo G3.
non riesci a fare molto. Ok, non so come dire, se non vediamo un'altra Magnolia anche in Stoichea non facciamo molto, però di per sé comunque riescono a giocarsi la partita, riescono a fare qualcosa. Questo qua molto probabilmente si andrà molto a giocare sull'aggressività degli Shadow Army, che però se tu non riesci a creare non fai molto. E quindi sarà da vedere un po' cosa uscirà nel set. E pensate che sia finita qui? No, perché hanno voluto continuare. Cioè loro sono partiti in una live un po' brutta con questo doveva essere il grande annuncio, in realtà erano tre cazzate. A mio parere, per i giapponesi forse sono robe belle e sono anche esclusive loro, quindi a noi non ce ne frega, tranne il sito di lore che per i nostri video va benissimo. Ma hanno fatto cosa? Bam! BT02, cioè DBT02 ha finalmente una data, che è il 26 giugno, in Giappone ovviamente stiamo parlando, non in Inghilterra, sì, non in America, non in inglese, ma soprattutto abbiamo un'altra unità, Vairina Edgar, quindi un'altra Vairina. Abbiamo la Vairina di fuoco, la Vairina di fulmine e adesso abbiamo la Vairina acquosa, diciamolo così, sembra un po' molto verso l'acqua, come colori e come immagini. E abbiamo un altro set, un'altra Vairina, quindi Vairina sarà il nuovo Overlord, praticamente che dovrà uscire in mille versioni diversi perché è il protagonista. E hanno inoltre rivelato cosa ci sarà all'interno del set. Allora, intanto hanno rivelato che come topper avremo dei counter particolari, uno con i 100.000 e uno con i crit. Quindi 100.000 con il personaggio che gioca l'archetipo e il crit con la carta, col main monster, quindi Nirvana, Ophistus, Zorga, eccetera. E all'interno del set troveremo come DSR, quindi le rarità speciali che ancora non abbiamo visto come saranno, delle unità dei mazzi, avremo Bruce e Bastion. Quindi per giocatori di Keter e di Dark State avremo la carta con la rarità più bella da cercare per cambiarla. Non so se saranno. Non abbiamo ancora visto come saranno queste DSR. Se avranno un art particolare, se saranno solo fogliatura strana. Lo vedremo, spero, a breve. Inoltre, hanno detto già cosa conterrà. Oltre a altre due raid line nuove per ogni nazione, andranno a supportare anche i trial deck e un pochino anche i set normale. Qua si vede proprio la bella idea, cioè tra virgolette il fulcro dell'idea di Overdress. Overdress, non dovendo più supportare 24 clan ma 6 nazioni, loro riescono a ogni set supportare tutto, perché loro quindi vanno a supportare sia delle carte per Bruce, per esempio prendendo Dark State, vanno a supportare sia per delle carte per Bruce, sia delle carte per Baromagus, e sia una o due, non ho capito bene se sia due redline generali oppure due redline per la nazione proprio, comunque delle redline nuove da fare. E carte vecchie vanno anche a mischiarsi con le raid line, quindi non è che devono far uscire 80 carte per un nuovo archetipo. Perché di per sé, ok, esce un nuovo mazzo, però le carte vecchie posso giocarle in questo nuovo mazzo, perché gioco una nazione, non gioco un clan solo. Quindi qua si chiude questo nuovo excursus su Overdress. C'è solo un piccolo dettaglio. È la Vanguard Week, viene chiamata. Ovvero, il video sulla prossima live non è martedì, non è mercoledì prossimo, ma è domani. Perché già oggi, voi state guardando mercoledì, già oggi pomeriggio hanno annunciato che c'era un'altra live dove annunceranno l'overtrigger di Dark State e delle carte del set che andranno a supportare la strategia di Bruce, quindi della strategia del trial deck. Quindi molto probabilmente saranno la tripla o la doppia, che è fondamentale per strategia del trial deck. Quindi, ragazzi, ci vediamo a breve. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani.